questo punto non Ciao a ci sono tutti, allargati benvenuti in in live. vero, quindi Siamo lo qui su. trattiamo come un 10-10 normale. Sì, ma loro sparano con le carabine. Utilizzate le carabine anche voi. Sali, sali, sali. Anche se non potremmo. Sono in una situazione di merda. Corri, corri, Utilizzate solo corri, le pistole, utilizzate solo le pistole. Come? Signore, è una carneficina, corri. È non una deve carneficina, loro ci essere un sparano con le attacco. carabine. Allora andatevene via. Non posso, sono chiuso in un Se non hangar, hanno potete, bloccato il intervengano collegio. tutte le unità, Cooper, interveniamo con corri qua dietro, l'aggressore. Cooper. Siamo sulla volante, corri qui, vieni qui, vieni qui. Coprimi. Vai, 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 vai. Ok, andiamocene via, andiamo, allontaniamoci, allontaniamoci. Venite, venite, salite, E ho fatto tre cani. salite. Salite, salite, Ma sono salito, cazzo. Oh, salite! Sali, 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 sali! Ok, signori, ascoltatemi attentamente. Autorizzo l'utilizzo delle carabine nei pressi Dai, dai, dell'impero Penca per facciamo un il giro. 10-10. Tutte le unità disponibili intervengano con le carabine armate. Ma è in quadro, merda. Li prendiamo da dietro, non se l'aspettano. Caschi autorizzati? Affermativo. Se li hanno anche loro, sì. Agente 18. Hanno i caschi, Smith. Affermativo. Avanti, hanno anche i caschi. Perfetto, signori, autorizzo anche i caschi. No! Madonna, stavo per colpire. Un tango, signori, attenzione. Quattro tanghi sul lato sinistro della banca. Avanziamo, Cooper. Attenzione, moto dietro, sembra sospetta. Controlla. Zona interdetta, per favore. La faccio io. Qualcuno che è lontano. Signori, check gli agenti che sono nella zona. Siamo io, Cooper e Mezzogiorno. Arriva, Anche Brand sono e dall'altra Green. parte. Io sono all'ingresso, raga. Uno appena entrato sulla Parliamo destra, anche noi, sulla siamo anche noi. Madonna, Brando, avverti che stai passando tu. Mi raccomando, attenzione alla moto dietro, non sia Smith, lontana. appena va sulla destra. Signori, necessitate di supporto? Affermativo, tutte le unità disponibili qua. Tutte le unità disponibili intervengono all'impero Bank, c'è un 10-10 in corso, armatevi di casco e carabina. 10-4, bruciato. La moto dietro è ancora sempre in quella posizione ferma. Sono qui sicuro. Ma è qua lì davanti al ponte? Signori, c'è un soggetto fermo davanti all'impero, alla destra Fermatevi, dell'impero. Come procedo? Cinque. Cristo! Madonna, ma che cazzo è? Vivo per miracolo! 10-5, l'ultima comunicazione. Ma che cazzo sta succedendo? No, dove tu mi hai preso sotto? Mi ha feritissimo. Che mettiti in un posto riparato e bendati. Facciamo perimetro C'è un di soggetto fermo a destra dell'impero, di fronte al 216. Ma Era chi è con che una qua davanti PS400. all'impero con me? Io, Cooper e Mezzogiorno vedo qua. Poi non so chi altro. Ce ne sta uno a destra appena entriamo dopo l'anticamera e uno da dietro la porta. Se entriamo ci prendiamo l'anticamera possiamo poi entrare dentro. Domanda, domanda, c'è qualcuno nell'anticamera della banca? Negativo. Dove No, sono l'ATM? Non c'è nessuno? C'è nessuno, non c'è ho nessuno. un'idea, signori. Prendiamo l'anticamera, poi tre a destra, a sinistra, Ma prendiamo cazzo mi ha dietro la banca. colpito? No, signori, È fatto negativo, malissimo. assolutamente. Non è scattato nessun allarme all'impero. Sono blindati dentro, blindati. Se sono blindati dentro, aspettiamo fuori. Tanto prima o poi escono. Intanto qualcuno mi faccia perimetro. Sto facendo già noi, io e Green. Sembra pulito il perimetro. Perfetto, continuate a fare perimetro. Ciao Davide 06, benvenuto in live. Ciao Totò, sei presente. Sono Ciao, 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 ciao. Sono già strana agitato perché c'è sta sparatoria strana abbastanza assurda. Quindi. Autorizzazione a sparare colpi da Pinguino TT, grazie mille No, per il negativo, follow. assolutamente. C4. Non servono colpi da Oh, ma che avvertimento, cazzo ormai è? Entriamo Eh? negli ATM, entriamo negli ATM. Vogliamo entrare? E Parker, io e Kelly entriamo negli ATM. Qua, primo step della Vai, banca. non lo so, parlo No, cinese, aspetta, non l'ho cittadino. sentito forse per quello, non l'ho sentito, perdona. È stato detto di no, non Ah, dobbiamo ok, entrare, non è perfetto, una scusate. interruzione, ragazzi. Io faccio perimetro col cane, Parker. Che ha detto? Attento. Oh, ma che tu urli? Criminale. Signori, riusciamo a Esci fuori barricare con le mani in l'entrata alto, dai. dell'impero da fuori? Ci stanno urlando dall'interno. Oh.
Vuoi parlare? Riusciamo a prendere esci con le mani in alto, magari avete sparato con le carabine fuori a questa banca. Voi avete sparato, noi abbiamo sparato. Ma ne frega che avete sparato io di prima. O uscite con le mani in alto, ti faccio uscire. Credo per gnori, possiamo utilizzare le scatole. Gli scatoloni, no? Non so se... No, non possiamo tirarli fuori. Al massimo prendete il centro di comando e lo piazzate davanti alle porte, al massimo. Cosa succede, criminale, signori? Gente armata di automatica ha sparato fuori dall'impero e si è obbligati dentro. Ci hanno sparato a noi una pattuglia che passava lì di controllo. Serve un supporto? Non so quanti siamo. Allora, signori, decidere per favore. Allora, sono il tenente Parker, tutte le unità disponibili, armati di caschi e carabine. Abbiamo un 10-10 in corso, quindi non è una rapina all'impero e i soggetti si sono barricati all'interno dell'impero bank, stiamo circondando l'edificio. L'obiettivo è prenderli per sfinimento. Ma è col cane quello! Ma che... Cos'è esplosione? Ma arriva col cane! Signori... Circondatemi l'edificio, mettetemi in posizione di copertura e se riuscite a trovare delle posizioni elevate per controllare l'entrata, ancora me. Possiamo andare a prendere le gara gara dalla centrale? Una macchina che continua a fare perimetro, Cerbero, perfetto. Vieni con me, Cerbero. Sta attento a Cerbero, Riva. Come? Sta attento a Cerbero. Che è figlio tuo? È un cane. Sto convergendo in centrale per prendere due cara cara. Stiamo portando già primo cara cara. Che cosa spari? Ero io, sparo col pervertimento la macchina che si è fermata davanti. Dove? No, sei già andata verso il garage. Occhio a mettermi davanti qua. Non andate a sparare a random alle macchine che vanno. No, non ho sparato alle macchine, ho sparato due colpi in aria. Neanche colpi di avvertimento, non creiamo ulteriore confusione. Ok, ricevuto. Procedendo a prendere un cara cara, ormai il veicolo è diventato un culo. Colleghi, io ho contato come minimo 3 o 4 persone all'interno della banca, Abbiamo luce verde, signori, oppure no? Non entriamo nella banca, ordine del tenente. 10-5? Non entrate nella banca, ordine del tenente Parker. Però abbiamo luce verde sui soggetti, sì, vero? Se escono fuori, se escono fuori dalla banca, vi sparano sì. Qualora, comunque, i soggetti ci hanno sparato contro, 10-10 è iniziato, quindi qualora avete la possibilità di, avete luce verde. Per il momento... Posso provare a parlare, farli uscire, a convincere di farli uscire? Stavo per pensarci io, ma se te lo senti, provi. Parker, mi dicevi? Vieni. Non sono persone che vogliono avere un dialogo. Hanno visto la volante e hanno sparato a me, a benzina, senza neanche... No, ma non hai capito, io non voglio avere un dialogo. Io semplicemente gli voglio dire che sono circondati e che devono uscire da là dentro, che noi non ci spostiamo da qua finché non escono. A proposito, tenente, avrei un'altra cosa da affermarci. Sono già dei loro soggetti atterrati all'esterno della porta. No, non ci sono, non ci sono più, Cooper. Sono spariti, magicamente. Come sono spariti? Sì, sì, sono tutti magicamente spariti, quelli che erano fuori. Erano circa 5. 5 di loro atterrati e sono spariti? Sì, sì, sono tutti scomparsi, tutti. Mi rettifico, forse mi sembra 6. Non ci... Io starei attento anche all'esterno, signori, perché qualcuno potrebbe venirci da dietro. Do una comunicazione. Penso che nella hall principale non ci sia più nessuno. Siano tutti dietro ai cassieri. Vabbè, ma noi ripeto, no. Arriva? Non mi sentono neanche se provo a parlare. Oh, da dietro in piazza, piazza! Ah! Andiamo. Quale collega, mi scusi? Occhio, qualcuno controlli sempre la banca. Qualcuno controlli sempre dentro la banca. Se escono e ci fanno fuori, sono finiti. Faccio in giro l'arco, signori. Prova a prendere. Colpito, sì, infatti, tutto. All'interno? Ottimo, bravo. Signori, uno nei pacchi regalo dove c'è sta l'orso gigante in piazza, Pacchi regalo? Sì. Ma che cazzo è quello che sta sequestrando l'auto lì? Quello tranquillo, sequestra la macchina. Dove
dove ci sta il castorone in legno grande. Siamo noi sulla discesa della piazza, signori. Dove c'è il castorone, vi hanno sparato? Sì, io sparavo da lì. Sì, sparavano da lì, dopo il muro giallo, ragazzi. Dove c'è il castorone? Riuscite a chiuderlo e atterrarlo il soggetto? Siamo già, siamo tre unità che sono al pezzo centrale. Siamo stati tre, però non abbiamo visione. Okay. Ragazzi, accerchiatelo, è solo uno. Con una carabina, non penso che si voglia arrendere. Signori, invece all'interno della banca, subito a destra, c'è qualcuno dei criminali? Non si deve fare eruzione, ordini del tenente. No, non voglio fare eruzione. C'è subito uno straferito e c'è uno in fondo. Ok, perfetto. Era per un fatto di affacciarmi o meno, capito? Non... Devo sapere i soggetti che hanno sparato alla piazza centrale. Come sono andati? Ragazzi, ma se vi spostate in tac? Sì, bene anche spostati in tac. Qua mi sembra un attentato terroristico quasi. Appunto, almeno chi fa parte. È un attentato terroristico. Sta tutto il dipartimento qua. Tutto il dipartimento, non è che. E mentre quelli dalla piazza centrale che sparavano, da dove? Dal castoro, mi hanno detto. Vedi i veicoli che stanno avvicinando di color verde e giallo. Macchina d'appa. Io copertura, vieni verso di me, sono dove c'è il pupazzetto di neve. Vedo diversi veicoli dirigersi al garage centrale, colleghi. Dichiarata zona interdetta. Lo sto già facendo. Ok signori, l'ho visto, è nel blocco centrale della piazza centrale vicino all'iglu, se non siete voi. Siete voi che andate verso l'iglu? Mentre noi. Tanto l'annullano, tanto l'annullano 100-100. Stanno stazione l'annullano 100-100 stazione, quindi inutile. Chi è sotto al castoro? Sì, sì, come si è caricato la macchina, sono andato. Così bello, io tranquillo. Sono nell'argento con il cane, ragazzi, l'argento nera. Non c'è nessuno al castoro, signore, pulito. Quindi il castoro è l'entrata della banca. Il castorone è pulito, confermo. Sarà corso via da lì, è andato verso il 399 sicuro. Muro, che casino. Uber, mi dicevi? Avanti! Dove siete? Siamo sempre al solito posto di prima. Aspetta, vi raggiungo. Signori, agente di polizia. Collega ferito in Mary, signori. Tenente come Parker. Mi date copertura, cerco di portarlo via da qua. Vai, 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 dove? Verso dove? Abbiamo trovato il tenente, signori. Senti? Vabbè, lo dico io una cosa. Siete circondati. Oh, uscite mai in alto, uscite mai in alto. Sono tre agenti al cubo rosso, siete voi, ragazzi? Sì, siamo noi, abbiamo il tenente Parker ferito. Ho 350.000. Giuro di mettere sotto nel sottopassaggio, a meno che è coperto. Uscite con le mani alte, prendete le armi, uscite con le mani alte. Fuoco, 10-10, chi spara? All'impero. Un'auto sospetta, signori. Che sospetta? Sto io con l'argento. Brando, svegliati, vieni qua. Arrivo. Capito, no? Devi uscire con le mani in alto. C'è tutto il dipartimento qua. Ragazzi, vi copro io se dal cricetone arriva gente. Il cricetone. Vediamoci davanti l'entrata della banca. Ora quanto hanno bucato la macchina qui. È stato portato al sicuro. Detto. Detto 209. Porti in centrale. Anch'io, devo andare subito anch'io. Informazione, ragazzi, abbiamo 209, ci serve supporto anche all'impero Bengal. Portiamo nell'ospedale. Stiamo arrivando. Ok, è quasi andato, raga. Vabbè, ragazzi, spero che un altro agente stiano venendo di nuovo all'impero. Full Shadow, ciao! Buonasera! Signori, un altro agente a terra, sì, ma tanto siamo in tantissimi, tanto. Dovrebbe provare a salire sul garage qui 24 ore, dovrebbe provare. Prova a salire sul tempo. Mi raccomando, seguitemi il canale YouTube, y.smattivyt.com, nel Discord, mi raccomando. Sul tetto del 209, mi serve però qualcuno che sia davanti, però ben con me. L'ho visto. Attenzione. Riesci a colpirlo? Collega? Mi sto pendendo un attimo. Io sono sul dove? Qual è il tetto precisamente? Sul 209. Abbiamo visto e sentito. Quasi tango?
Bravo, no, mi vengo a dare supporto. Mi dissocio da così tango. Questo è Shark, Kelly. No, che cazzo fui sposti, no! Devo vedere la scena! Riga, riesci a recuperarmi? Signori! Velocità all'impero! Ivo! Mi serve una mano! Copertura davanti all'impero! Cioè, hanno fatto cosa! Mi serve una mano davanti all'impero ora! Ivo! Fatto! Mi manchi! Fatto! Casino. Oh, sta scappando quello. Povero da terra. Bravo, su 209, signori, occhio. Signore, su 209, non... l'ho feritissimo. Uno fuori dall'impero. Sì, voi anch'io, fuori ragazzi, su 209, lo... cioè, non capisco, però. Dove sparo, signori? Su 209, signori. Ma è possibile che sono tutti 209? E dove va quello? Laggiù ce ne sta uno ancora. All'impero. Sono dietro 209, signori. Sì. Aiuto! Di gadget davanti all'impero ci siete ancora, sì? Io davanti. Sono solo, sono rimasto solo io, non so dove siete tutti. Ha visto il pilone bianco, cosa devo fare? Un altro tango! Oh, arriva, 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 arriva! Quello è morto laggiù, ma? Quello che è morto laggiù? Che cazzo è sta roba? Signori, 209, attenzione. Signori, c'è una pattuglia di disponibili in generale. No, no, allora prendi casco e carabina, te, benzina, casco e carabina. Dove ancora quello sul 209. Tango 209. Tango quello sul 209? Sì, 209 a terra, ragazzi. Cazzo, sparava a me, mi hai salvato, mezzogiorno, grazie. 10-4, cucciolo. Di cucciolo. Sicuro che non ce ne sono anche altri sul 209? Mi sa che c'è qualcun altro sui 209, perché c'è un collega a terra. Quella a terra. Collega a terra sul 209, signori. Che casino. Il cucciolo finale. Mezzogiorno? Mi sa che è mezzogiorno, cazzo. Mezzo. Credo che sia andato a terra. Collega. Mezzo. Ma quindi abbiamo ancora dei soggetti dentro. Ma procediamo, signori. Quello mi riceve il radio? C'è ancora gente su 209, eh? Negativo, credo di no. Fa salire, signori. Fa salire, signori, su 209. Ci provi, collega. Qualcuno mi copre dal tetto del 216. Sul tetto della centrale. Prepulito. Le salite le scale, vedo gli stessi. Si sporge per sparare. Mamma mia, raga, che casino. Che casino, che casino che stanno a fa. Che casino. Inutile confusione di il flame e OC che non capisco io. Ok, tenete la posizione, io torno in giro col cane. Quanto flame! Signori, qui sembra pulito la zona. Tonitz, mamma mia. Mamma mia, che aggressività, oh. Mezzogiorno è qui sul tetto del 209, signori. Non c'è nessun soggetto accanto a lui? Diciamo quello che negativo, l'attacca. Negativo, c'è solamente il soggetto tango sopra. Soggetto 203, ragazzi. Ma trofi, basta. Tonitz è fake out in assistenza. Arrivo subito. C'è un soggetto dentro il negozietto del 215. Voglio col cane.
L'oggetto sul 209 è sparito, colleghi. Come è sparito? Stava sopra, eh? Sono appena salito e è sparito davanti sopra, a me. Sopra, sopra, sei salito? Sì, 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 è sparito davanti a me. Perfetto. Questo qua è. Ne è sparito anche un altro da... Ah, no, 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 non c'è ancora, però... Guarda. Vieni, come procediamo per i soggetti dentro? Ci sono ancora soggetti all'interno, sono usciti quelli non all'interno. Sappiamo, possiamo, se siamo abbastanza possiamo procedere a entrare. Ma questo? Come? Wow, il cane che abbaia. Aspetta. Del cane dentro anche. Vedete che procediamo in eruzione? Sì, evita di essere affiscata la radio. Sì, niente troppo così. Bella, ma no. Grazie mille Wasca per un raid di 11 spettatori. Grazie mille Wasca, grazie mille. Tante grazie Wasca. Qua ci sta un casino. Hola Smith. Ciao Alessandro MZ04, grazie mille. Ciao. Grazie mille Wasca. Terial gente Smith, madonna, ma tu non sai che bordello ci sta fuori dall'impero, Wasca. Ci hanno sparato, ci hanno ingaggiato con gli SCAR mentre ci passavano, passava una pattuglia qui tipo l'incrocio in zona. Allora noi ci siamo difesi con le carabine, siamo tipo qui in 20 con le carabine a sparare. Cioè, ma sembra un... sembra Baghdad, sembra. Mamma mia, che bordello. Che pulita, pulita. Ha preso le meri. Raccogliamo i corpi. Era uscito in Mary, ragazzi. Circa un'ora fa era uscito il tenente Park. Perché procediamo, signori? Ci sono due Mary lasciate in piazza centrale. Wasca, grazie mille ancora. I soggetti. Ricordiamoci, abbiamo un collega sul tetto del 209. Mamma mia. Comunque chiamare la, i medici, abbiamo chiamati. Per levare tutti i soggetti. Colleghi, colleghi. Ma che casino. Dica, collega. Sì. Sparano. Ancora, sparano. Ieri abbiamo quattro colleghi a terra qui dietro, dietro l'angolo. Oh, sparano ancora? Posizione, interrogativo. Fermi, signori, fermi. Che succede? 208, 204, hanno fatto riva. Succede, ma che... Capiamo, comandante. Eccoli, eccoli. Madonna. Sono in vero? Negativo, negativo. No, possiamo intervenire altri? Dire, che, perché c'è questo assalto qui? Non sappiamo, hanno iniziato a sparare con armi automatiche addosso a noi. Guarda sto qua. Marco, guarda qua. No, è atterrato un altro. Giù, guarda, raggio uno. Fatti due. Fatti tre. Vabbè. Non si capisce niente, veramente. Signori, è per l'impero, Bank, sta sparando con il non intervenite. Jack, qualche grado alto mi riceve? Ma l'ha successo un bordello, è successo... Cioè, c'hanno veramente un casino, è successo. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Beh, lasciateli perdere tanto. Signori, c'è qualche altro in grado in radio?
Sì, sono scappati e poi tornati. Io sono in polizia da 4 mesi e mezzo qui su Impero, quasi 5 mesi che sono. Sono in polizia da quasi 5 mesi qui su Impero. Sono diventato, in questo periodo sono diventato sergente, sono diventato per ora, sono sergente ora. Vadi via, ma no. Sì. Ho letto. Non lo so se sia finita. Penso di sì perché. Perché non rispondo, non sento più nessuno in radio, anche se però comunque. Non sento più nessuno in radio, quindi penso sia finita. Sto cercando di capire guardando ciò che vedo, ma. Boh. Adam 7180 presso il 326, Poi non come capisco perché gli altri agenti non sistema siano arrivati, dato che erano in sportiva tantissimi marrone, loro qua, marrone quindi c'è, o boh. gialli, aggiorno 1023. Adam 8 converge. In autostrada. Mamma che casino, raga, mamma mia che casino. Che casino, raga, che casino. Aggiornate 10:20. Ah, io ho seguito qualche live di Zuna quando era poliziotto e lui quando 7 mesi in polizia era ancora diventato esperto, anche se il suo PG è un personaggio molto scherzoso più che serio. Infatti, allora, Zuna non può fare carriera in un dipartimento di polizia finché fa così il personaggio. Cioè, essendo troppo troll il suo PG, cioè, non farà mai carriera perché cioè, è troppo troll il PG. Cioè, quindi. Essendo troll non può diventare qualcosa di alto grado perché è troppo troll. Cioè, deve portare un PG serio per diventare salita di grado. Per questo non l'hanno promosso.
abbiamo ancora un'altra ADAM di supporto. Siamo sulla freeway, ma 12:20. Ma adesso devo andare in assistenza tutti o solamente... Prendo anche io l'assistenza, però dovrò mutare la live. Quindi muto la live ora intanto, così non sentite ciò che vi ha detto. Anzi no. Due per una macchina, che non per ora no, 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 no. Aspettiamo che l'azione finisca, se mai ci resteranno, se mai non lo sapremo, quindi vedremo, vedremo. Vabbè, ora non sta nell'assistenza nessuno, quindi... Adesso e ora siamo a terra, che palle.
Sì, ma qua ci restano o no? Cioè... Cooper, mi dicevi? Check radio? Check. Signori, stavo facendo un dissequestro, ho trovato un corpo ferito di un nostro agente in centrale vicino alla porta. Oh, i medici, mia nonna, alla ma... moto, 1070, ma ci vedono? Ah, oh, eccolo. Riteniamo almeno due Adam di supporto. Bene. Ricevuto, arriviamo. C'è una macchina molto lenta, va a 60 km/h. Tuttavia abbiamo dei soggetti forza dietro. Gente, forza gente. Respiri con calma e mi occupo dei suoi problemi. Vediamo il casco. Davanti alla concessionaria. Forza gente. Siamo sotto il ponte del Vanier. Oh, dottore. Gente, respiri con calma. Dottore, che è successo? Non lo so, ma voglio cedervi più di tanto. Immagino che siete qui da parecchio. Ci hanno fatto tornare 4 volte e ancora c'erano gli spari, ma è un casino. Oh, sta succedendo un casino. Ho segnato il casino. Mamma mia, c'è un casino. Madonna, ma macchina sembra un formaggio la macchina qua nostra. Tutta piena di buchi, eh. Sì, è vero, non l'avevo notato. La miseria, ma che è? Mamma mia, tutta distrutta, i vetri tutti completamente distrutti. Razza di colpi vi sparano addosso. Ma qui cerco il pugno, cerco. Sono colpi di calibro grosso. Carabine, SMG, pistole calibro 50. Pieno centro, città. Eh sì, mamma mia, è un lavoro molto duro il nostro. Allora, io vorrei avere conferma di aver aiutato tutti voi, perché eravate molti e non so, gli ultimi erano Non quattro. lo so, non so se ci sono altri da qualche altra parte. In caso se non verranno Sì, c'era. trovati entro, o se li troviamo, vi richiamo, ma se no al massimo se non vengono trovati entro, neanche da noi prenderanno il trasporto rapido, mi sa. Va bene, meglio così, l'importante è che state tutti bene, gente. Già, Noi già, ci già. vediamo. Grazie. Buona Se non giornata. c'è nessuno qui fuori, forse laggiù in fondo, dall'altra parte della strada, c'è qualcuno, non lo so. Siamo già andati, abbiamo visto. Sicuramente l'abbiamo preso. Ma questi che vanno a fare sul Mamma mia. palco? Oh, Kelly, ma che lontano. casino c'è stato, Kelly? Che casino, Kelly? Ma io mi ricordavo. Non stai in Afghanistan. Anche io. Mamma mia. Vado a ritrovare la mia moto, Kelly, sono a quant'è che sicuro. non sparavi così tanto? Era Troppo. troppo. Ma era un bordello, ne avevo portato uno io con me. Cioè, mi sono usciti in tre davanti a quella banca, io dietro a quel Mamma mia, non quella, spari. quel cosetto lì che È poi sempre un da lì. disastro questa situazione qua, eh. Ci vuoi fa? Tanto moglie da andare cazzo. Vedremo. Qualcuno ha già fatto qualche volo. Probabile. Poi mi è sembrato di vedere gente che tornava dall'oltretomba, ma A voglia. Se dicono che se ne hanno tirati giù, io ne ho tirato giù un'altra, erano i 6, se erano per farli in mero erano i 6, non è che potevano essere 300.000. andiamo in centrale. Come vedete c'ho la moto in mano. Ah, vai, dai, voglio sequestrare le altre macchine, andiamo. Sali, sali, sequestriamo le altre auto. C'è questa sta macchina qui. La volta di incidere te la sequestriamo, andiamo, andiamo. Ok, andiamo. Check. Mi hanno risvegliato i medici. Che è successo? Era davanti all'impero, a terra. Armi smitragliata la radio per interrogatorio. Cosa? Ti hanno smitragliato con armi. Ah, ma che è stato? Vabbè, rientro in centrale.
Se c'ero io il malai sparavo pure voi agenti. Grave. Bom, dai, riusciamo se riusciamo a ruolare un pochettino. Magari ci risparmi, invece di stare a terra tutto il tempo, mamma mia. Green, come state? Qui recluta guai. Ma io tornavo dalla fica, ma non ho sparato l'impero. Ma io mi sono dato a terra davanti all'impero, mi sono sbagliato a terra. Io non so, ma non lo so. Non ho chiesto supporto, poi non lo so. Mamma mia, signori. Che bordello c'è stato. Abbastanza. Ho sognato di finire a terra un bel po' male. Vabbè, vado a mettermi il giubbotto. Che casino, madonna, io si sente parlare che... Master, ciao. Capito, capito. Vado a mettermi il giubbotto e prendere qualche rifornimento di armi in più. Andiamo in pattuglia, ma io vado con Kelly. Kelly, andiamo in pattuglia? Andiamo. E anch'io ho 5 bende, no, ma... Ah? What? Quante bende c'ho io adesso? Una benda. Malae? Ti l'hai dato il malae? No. Che? Okay. Se mi dai un'altra colorazione oro vado io a fare il malae. R3 devo prenderne. Se non mi sposti magari. Scusa, ti rimetto a posto. A posto, a posto, a posto, basta, basta. Vabbè, andiamo. Aspetta. Metti l'impugnatura. Ok. No, no, dove depositare? Bro, ciao. A posto, andiamo in pattuglia, vai. Stanno da informate? Ma vedo un sacco di gente in macchinetta. Entriamo in Adam 3, vai, guida te, guida tu, guida tu. Adam 3, guida te. No! No! Volevo vedere cos'era. Porco puttana. Adam 9 è diventato un 4. Adam 13-8. Un attimo, partiamo sempre più seri. Comunque ho migliorato il mio. Ho messo delle lenti nuove. Madonna, stavo sparando mitragliando qua. Un attimo, Cazzo. Smith. Smith. Smith.
Lei? Smettila. Check. Check. Ah, rieccomi. Stavano sparando dei fuochi d'artificio fuori da casa mia. Aspettiamo a vederli. Rieccomi, Kelly, ci stai? Sì, sono passato di fianco. Vicino alla flica, quella là, sopra il tribù, sopra il muro. C'è gente dentro, vero? Sì, c'è sta gente dentro. Immaginavo. Finché non scatta l'allarme, cioè adesso andiamo a vedere, avviciniamoci un attimo. Hai segnalato il radio? Eh no, stavo aspettando te. Avviciniamoci a vedere un attimo. C'è gente dentro? Ah, sì, c'è gente dentro. E qui a down 3 a tutte le unità, segnaliamo dei soggetti all'interno della flica 584 armati. Se ne devono andare, non posso farlo. L'hanno fatta 20 minuti fa, l'ho fatta io con il vice comandante e la leggo. Ok, quindi... Niente? Se la vedono nel giornalino, so che stanno scrivendo là. Ok, a posto, allora ci allontaniamo. Fatto fino. Rieccomi qua ragazzi, comunque a Scarapretta. Eh? Se no vabbè, niente. Sono venuto a terra già una volta oggi, dai, quindi la media si alza come sempre. 201 zona centrale. Zona polizia, zona centrale di polizia, concessionario. Ah no, ospedale. Vecchio. In che direzione va lì 70? Signori, in che direzione sta andando lì 70? 301. Vediamo una roba di porta. Ah, dammi uno converso. Sì. Metti il soggetto in marette. Il soggetto. Adam 4 converge al 1080. Ma gira a sinistra qua, vediamo un po'. Soggetto avevano caricato. Ma al 301 201. 201. Ma siete sotto l'ospedale? Andiamo. Ok, andiamo giù. Arrivo a vedere. Metti i lampeggianti. Qua la pattuglia, dov'è? Dove sta la pattuglia?
Ah, lì. Lì, lì. Che è successo? Senti, c'è un piccolo problema. Sto certo la comoda. Si è caricato dentro quell'altro camion che si vede lì. E hanno fatto un 1080 praticamente in due. Poi questo qua ha preso e ha iniziato a scappare a piedi una volta che siamo riusciti. Cioè, infatti la comoda è salita sulla, sul camion. Una volta scesa. Oh, ferma. Perché in piedi senz'altro? Comunque, una volta scesa dal, dal camion, la comoda inizia a scappare, non ho capito. No, è sceso all'auto e inizia a scappare a piedi. Se ma... non qua dietro con la scappa. Ma la comoda cosa è stata? È uscita fuori per sbaglio dal camion? No, non penso che abbiano fatto incidente perché stavano andando a una velocità per vedere. Ok, e quindi è uscita dal camion la macchina e lui è sceso dalla macchina e si è messo a scappare a piedi. E l'altro magicamente ha fatto buco. Ma? E cosa hanno commesso quindi? Salve, ma che è successo qua? Sono, non è, sono amico mio amico. Io non so, non ho queste intenzioni. Appunto. Non saprei, signore, c'è ma aspetta un attimo, ma la, lui, voi chi stavate inseguendo il camion? Il camion e dentro c'era l'auto. Ok, ma il, voi stavate inseguendo il camion? Dentro l'auto. E ti ho chiesto una cosa. Voi siete qui per quale motivo? No, ragazzi, voi, qual è stato l'inizio di tutto? Nonna. Allora, stavamo... stia calmo, respiri. Vuole un hamburger? No, qual è stato l'inizio di tutto, signori? Allora, le spiego. Allora, praticamente erano di fronte all'imperio i soggetti. Ok. Il soggetto qui era, vabbè, in contromano, era fermo sulla, sul, su metà strada, ed è salito dietro un camion. Ok? Ah, quindi voi avete salito, avete salito, ah, avete visto salire, quindi la macchina su un camion, avete inseguito per questo? Perché vabbè, stavo guidando una velocità molto molto alta, tipo 180. Quindi non ve ne siete accorti perché c'era una macchina dietro? Sì, perché era appena salita e iniziato a correre. Allora dovete fermare a prescindere, non si può mica trasportare un'auto in un camion. Punto, direi. Quindi vabbè, comunque, avete seguito il camion, poi hanno fatto un incidente, è scesa la macchina, si è scesa dal camion, lui è sceso a piedi e si è messo a scappare. E lui si è messo a scappare. Questo soggetto ha iniziato a correre a piedi cercando di fare fuga e l'altro soggetto invece... Mi scusi, sono volato da un camion seguito, non stavo capendo nulla, sono anche... Ho capito, adesso siamo... Cioè non c'ho, c'ho soltanto... C'è, non c'è comandante, questa situazione non la capisco, sinceramente, mi scusi ma... Quindi potete rilasciare... No, voi cercate quindi il diretto del camion? Ah, non lui? Sì? Okay. Voi cercate il diretto del camion, non lui, quindi... Quando ho visto che abbiamo cercato di fermarlo una volta che... Vieni un attimo, per favore. Parla con Green un attimo. C'è una roba un po'... Che c'è? Forse abbiamo scoperto qualcosa. Cosa? Vieni. Io stavo girando a random, no? Dei cespugli, ho trovato... Qua c'è una, un sacchetto. Ma? Con una pistola. Delle munizioni. Madonna mia. L'ho visto. Prendi. Ma chiaro, sì, un attimo solo, Green, vieni a vedere, Green, un attimo. Quella che hanno trovato qua i colleghi. Quella che sta guardando il cespuglio ha trovato un sacchetto qua con dentro una pistola. Stava entrando nei cespugli, stava guardando il cespugli. Stava guardando il cespuglio e ha trovato una pistola. Stava guardando dentro cespugli e ha girato a cazzo e ha trovato il sacchetto. Non l'ha vista da fuori. Stava entrando dentro, no? Se ci si dice che l'ha trovata entrando dentro, l'ha trovata, fidati di me. Se la vedevo fuori, non la vedevo neanche. Green, fidati che se la... se stava entrando dentro, stava entrando dentro. Magari era già lì, che ne sai. Non so, però è lì. È lì perché l'ha lanciata da lì, che ne sai. Quindi. Ah beh, è lì però, comunque, non so. La posso anche vedere a lui. La facciamo, la facciamo qua. Sì, no, prendila, però, esatto. Ah, beh. Hai saputo l'altra la questione di là, cosa è successo, cioè... Porca puttana, non mi interessa, non ho visto dove... Vabbè, comunque, ma c'è un silenziatore! Silenziatore, che cadere esteso, è full kit questo, mamma mia. C'è pure la colorazione... Vabbè, prendila e portala in centrale, comunque... Ma da adesso se butto un armadio, se rimangono anche gli accessori? Troppo bello. La smoto, va, non la vorrei usare in azione. No, guardate, porca... I tutti accessori... Guardate. Oh,
Ora devi smontare tutto, ora devi smontare tutto, ho perso gli accessori in tutto, ora non puoi metterli. Devi smontare tutto ora, tutto devi smontare, gli accessori... No, devi, non puoi più rimetterli, devi smontare tutto per poterli attaccare. Tanta voglia di morire. Ma chi è questo? Ma questo chi è? Oddio, tocco off. Ma questo chi è, scusa? Ma lei chi è? Ho fatto buff. È quello del camion, lei? Sì, è Ah, ecco, è lui da restare allora, se non si è fermato all'alto. No, no, io ce l'ho fatto buff, fratello. Io volevo fermarmi, eh. Camion si è impazzito, mi sono bloccato occhio, non vedevo più nulla. Sì, è partito. Perché stavo guidando un camion e stavo portando via un veicolo? Mi dica. Io sono meccanico, Tu meccanico? Mostrami la licenza che non fai il meccanico. Sì, davvero? Ce ne penso io. Non ce l'hai. Ho dimenticato documenti dentro Benis, fratello, lavoro Benis. Come si chiama lei? Mohamed Razak Afzal, lavoro là, sono un meccanico. Viene promosso. Dovevo portare macchina. Il soggetto ha confermato che l'autovettura è la rubata. Quale? Di dietro. Ah, era arrestato per furto d'auto. Come furto d'auto? No, no, non lei, lui. Non lei. Vabbè, vai, fate pure. Lui, vabbè, se il camion... Comunque il camion è suo, signore. No, è l'azienda, no? L'azienda? C'è quello proprio, no, c'è... Sì, però lavorando là. Vabbè, anche lui, va. Tutti in centrale. Andiamo? Vabbè, vi fate tutto in via vegeta in centrale, signore. Ah, lui ha dichiarato di aver rubato un'auto e lei il camion ha dichiarato in pratica che non è dell'azienda, né suo, quindi l'ha dichiarato che ha rubato. Siamo quasi capodanno, facciamo di più bravi. È Natale, cos'è che siamo allora? La criminalità go. Signora, la criminalità è uguale per tutti. No, se la legge è uguale per tutti, quindi siete criminali o meno, voi dovete essere arrestati per questo motivo. Se non raggi. No, non mi abbracci, no. Non ce l'hai famiglia. No. Sa che lei sta cercando di corrompere. Sì, esatto. Ce le vuole pure lei un abbraccio? A posto. Doppia corruzione, collega. No, come doppia corruzione? Vabbè, metteteli le manette, signori. Portateli in centrale. Che. Dai, per favore, no. Dai, ragazzi, metteteli le manette per fuori, agenti. Questo l'ho manetto io, vieni con me. Dai, collega, metta le manette a questo. Ragazzi, se oppongono resistenza dovete fermarli di forza, dai, su. Agente, metta le manette al signore che sta muovendo in giro, dai. Posso dirgli che la mia credenza è libera? No, no, ho guidato, sarebbe bevuto ora, sarebbe bevuto. Ha bevuto adesso. Cazzo, no. Ma? Che mi sta passando questo? Vabbè, sono in arresto, sì. Ah, sì, sì, mi scusi. Ho compreso, ma senza di prendere. Vabbè, diciamo. Ma? Ma? Agente residio. Soggetto ha compreso sui diritti. Ok, perquisiscilo, togli se ha roba addosso la togli, armi, dispositivi elettronici, se ha armi montate gliele fai smontare e poi lo porti in centrale. Questo c'ha un baretto addosso. E gli smanettarlo e farlo rialzare. Cos'è che c'ha addosso questo? C'ha un barico, controllare. Casa. Morta! Sono andato su isola. Ah, lei va sull'isola a fare. Ma questa che cos'è? Per favore. Collega, collega, venga un attimo, ma c'ha. Questa che cos'è? Sta erbetta qua. Che è sta erbetta? Dove li tiene 27 massimi? Esatto, dove li tiene 27 sassi? Sassi? Dove li tiene 27 sassi? Sassolini. Ma sono 27. Cioè. Vabbè, ma questa erba qui cos'è, signore? Sta erba qua? È marijuana? Sì. A me sembra marijuana, sì, ma sono sotto i sono. È il reato depenalizzato, ma la multa se la prende comunque. È mia, io c'ho il certificato, posso tenerla, è mia. Se c'era lui addosso è sua, non è che è sua. Vabbè.
Qualcuno che gli toglie tutto. Ma dove è andato quell'altro? Scusa, ma agente a designio? Venga qua, tolga tutto che c'è addosso al signore e... No, 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 solo cose illegali, dispositivi elettronici e armi. Togli lì la marijuana che c'è addosso, le armi e i dispositivi elettronici. Fai la foto, mi raccomando, eh. Lui cos'è che c'ha? Togli la mazza da baseball per ora, se fai la togli la mazza da baseball e gli dai dopo l'uscita. Sì? Sì, vuoi andare pure, vuoi andare pure. E anche gli alcolici. No, gli alcolici si ritiene. Andate a controllare nell'auto e nel furgone. Cosa c'è? Ah, beh, dai, portatevi in centrale e arrestateli entrambi per furto di veicolo, dai. Ok? Dai, su. Portateli in centrale entrambi e dopo li arrestate per furto d'auto, ok? No, a posto. Eh sì, lei ha rubato un camion, non è suo quel camion lì. Neanche dell'azienda, me l'ha detto poco fa, me l'ha detto. Mi ha detto non è dell'azienda, non è neanche suo, quindi è furto d'auto. Andiamo, dai. Sequestrate il camion e la macchina. Ok, sequestrateli i veicoli. No, no, portateveli voi, portateveli voi. Ah, vedo, ma sono in troppi. Aspetta, sono tre agenti, però, aspetta. Sono tre agenti, un agente lo portiamo al centro. Un agente sale con noi, un agente. Che ti portiamo in centrale. No. Aspetta, Dai il tuo numerino. Collega dietro. Per fortuna che questa sera vado da Svetlana. 76. Ok. Puoi posare poi sta roba? Se lo chiamiamo in centrale. Certo, certo. Avanti. E che cazzo c'era in più? Niente, a posto. A posto, andiamo. Kelly, come vedi? Mamma mia. Un po' a scatti. Vabbè, ecco, tappeco, scenda pure lei. Arrivederci. Noi andiamo in pattuglia. Alve. Sono cambiate le modificate le ruote quelli. Sono cambiate le ruote quelli. Quanti Adam siamo? Bot. Ci stanno ufficiali in servizio? Avanti. E Parker? Dimmi. Mandiamo due Adam a nord? Pattugliare? Quando è 5 secondi cosa succede? Dammi 2 secondi. Fermalo. Questo qua si diverte in Bernardo. Mamma mia signori quanti siete, va bene, te l'ho accorto, organizzo due Adam per andare a nord. Però signore, donore al locale, se vuole mi fanno, vado di fretta. Sì, ma per pattugliamento normale, senza controllo droga. Sì, prendete pattugliamento normale, ma prendete i sub. Due sub a nord. Due Adam volontarie? Adam 9. Adam 9 e Adam 8, ok, voi due andate a nord e pattugliate Sandy Shores e Paleto Bay. Prendete SUV fuori strada e andate a nord. Qua non c'è più nessuno, sono andati via. Bene, bene. Cazzo, ce ne sono due di flick, fattene un'altra, no? Se non puoi fare questa, vai l'altra. Tanto no. Sono uguali. Unità droga, ma è lontanissimo. Stasera che fai, Kelly?
Stasera penso di stare con la mia famiglia. Ma tutto il tempo? Cioè vieni qua un po'? Vado fuori città, penso di sì. Stasera non so se vengo in città. Che capito. Penso di stare fuori città con la mia famiglia. Capito, capito. Prendo l'aeroplano e vado via. O domani. Ok, ok. Cazzo. Eh? Cos'è l'annuncio MS che hanno fatto? Qui please, ma c'è Adam 5? Gente a mezzogiorno, check. Check, check. Agente a mezzogiorno, per caso vuole venire? No, 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 ho detto check agente a mezzogiorno, ci sei? Adam 5, check, mezzogiorno, mi ricevi? Negativo, non ha rifatto il check neanche prima. Sta sull'applicativo, ma sappiamo dov'è? E allora si prende un richiamo per l'utilizzo scorretto. Procedo, Parker. Vai, vai. Arriva a mezzogiorno. Per pattuglia. E rip per mezzogiorno. Giorno. Si riesce a convergere un'altra Adam su nord, che la 8 si deve distaccare un attimo. Adam 9 c'è. Cioè. Due Adam non essere, se una non c'è, l'altra è da sola. Esatto. Anche con Verga Nord. Dobbiamo stare un attimo. Convergiamo noi, nuova Adam. Ma non è difficile, basta proporsi. Noi andiamo a Nord. Tanto non è che vi tengo all'infinito a Nord. Poi si sostituisce. Ieri io a Nord. Chi è che ha sequestrato una Ferrari parcheggiata davanti alla centrale di polizia? E guarda questo. No, no, continui. Qui recluta White, mi distacco dall'Adam. Che non sia? Per andare a portare un'altra Adam. Ma che fa? Ma mi impenna così davanti. Poi se mi deve impennare, signore, ma metta il casco più che altro. Metta il casco, della polizia. Dentro fuori. Va bene, va, vado, vado. Stai attento, sotto da molto, eh. Pronto. Va bene. Vedete. Mica l'avevo visto, non c'era il casco. Adam 11, 10, 8. Aronami. Di cazzo siamo. Andato. Ok, ok, si è sentito, lo stiamo continuando a seguire. Vai. Siamo di fronte al Beja. Quanti problemi, oddio. Ok. Giallo canarino. Siamo scendendo verso il Benny's Custom.
Siamo di fianco al Bennis. Se va verso l'autostrada ditemelo, ragazzi. Stiamo andando verso il Benz Bancarina. Va bene. Descrizione del mezzo. È una che veicolo è? È un veicolo sportivo, un grosso spoiler, sembra tipo una Nissan. Ha un grosso spoiler sul... Nissan Z4, grigia, con un grosso spoiler dietro, nero, e dei... affermativo, e anche dei neon azzurri. Siamo dietro l'ospedale vecchio, verso l'arcade, verso il Vanilla Unicorn, retto il Vanilla Unicorn. Nissan 370Z, adatto. Svolta a destra verso garage centrale. Siamo a piazza centrale ora. Impero verso autostrada. Entra in autostrada direzione Sandy Shores. Madonna, hai pari problemi, eh? Mo dovremmo smettere. Per una manovra, siamo passati all'Impero e ce ne sono. Vai, Madonna mia. E io collega ha dei problemi di vista, quindi la stiamo distaccando. Madonna. Continua sulla freeway. Kelly. È tutta colpa dell'Impero qua. Ok, l'Empire. Ce l'avete ancora? Il capo pattuglia può dare sempre un 10-20 sul... Siamo sempre in autostrada direzione Sandy. Vi è arrivato il 10-20? Affermativo. Negativo, ragazzi, scende, va verso destra. Non verso il carcere. Preso l'inversione U per tornare indietro. Mamma mia, Kelly. Ma che te devo dire? A certi punti che sono tragici. Sono tragici. È ascesa. Sinistra, attenzione. Ma no, sti qui. Ci pigliamo la pattina in bocca. Se non se leva con sto cazzo di su. Levati. Va bene. Arriva. Ragazzi, va verso la MET. Cazzo è. Ok. 10-4. Ponte autostradale Sandy. No pit, bloccatelo, niente pit. Tirannosauro rosa. Ok, ha girato, sta tornando verso la città. Contro mano al ponte. Al carcere. Eccolo lì. Ora siamo in senso normale, verso la città. Continuo 10-20, per favore. Svolta a sinistra, beh, l'autostrada quella dove sta il benzaio, 402. Ma? Va? L'ho visto una cosa stranissima io. Siamo pure in contro. Ma perché siamo in contromano? Aiuto! Siamo dal benzinaio, ora mando di freddo. Porca puttana. Vado verso città, se ci stessi chiudere il rosso. Adam 12-18. Cazzo. Mi ricevi? Ma che viene addosso? Chiodalo davanti. Che cazzo di comunicazione è? Mi hanno spinto e ho preso il non culo. Me ne frega un cazzo che mi hanno spinto. Grazie mille. Adam 5 mi ricevi? Che cazzo guidano questi pazzi? Ma? Giorno. Ma che è qua? Oh, attenzione! Adam 2, 18. No, Adam 5 è mezzogiorno che non risponde il radio. Le sto mettendo adesso il richiamo scritto. Sì, qualcuno ha detto che è una 13-7. Provo a chiamarlo comunque al cellulare. Non ha mai timbrato il cartellino neanche in entrata, quindi non lo so. Fagli un richiamo anche per quello allora. Che ci fosse c'era, perché oggi è negligenza. Quindi richiamo 1 e 2? Sì, 10-20. Minchia, è lì per mezzogiorno. C'è stata un allarme in una
Impero, il cliente te l'hai chiamato, non è al momento raggiungibile. Forse sta per festeggiare il Capodanno, quindi tanti auguri di buon anno a te e a tutta la tua famiglia. Buon 2021. Ma per le fighe? Ma prova a chiamare qualcuno che sei sicuro che non c'è in città. Senti che figata. No, senti che figata. Dove stai andando? Adam, stiamo seguendo ancora? Stanno passando. Ok, oltre a voi qualcun altro disponibile? Signori, noi siamo l'Adam 12, io e Cooper, e siamo anche disponibili. Ok, 712, intervenite alla fliga. 1080 nei pressi del 593, colleghi. Adam di supporto nel 593 per il 1080. Adam 10 coperte. Ok, un'altra Adam. Adam 10 coperte. Siamo al fire. Adam 12 potrebbe andare alla fliga. Allora, forse ci siamo capiti. Adam 12 e la 7 vanno alla fliga. Per il 1080 interviene l'Adam 10 e mi serve un'altra macchina. Spostatevi in Adam 6 1. Qui Adam 11, che intervenite. Il soggetto non è normale questa cosa, l'abbiamo tamponato tre. Mandate il 1020 del 1080. Oh, forse non ci siamo capiti, non me ne frega un cazzo, non dovete utilizzare la radio per comunicazioni inutili. Ah, che cazzo sta succedendo? Collega che deve venire alla fliga, venga il più velocemente possibile, mentre si sposta di frequenza alla prevenzione. Il soggetto del 1080 non è più, non abbiamo più visuale. Avete perso i soggetti? Ma non c'è dell'area, se non vedete nessuno. Avete perso? Abbiamo perso i soggetti, però uno dei due è sceso. Avete perso, ragazzi? Dice di essere stato preso dal signore. Ultimo avvistamento è partito il pezzo, giusto? Adam 11 può convergere alla Pacific. Smith. Devo chiamare la persona al telefono. Andiamo alla Pacific. Io non... Ciao Parker. Vabbè. Mi messaggio un attimo. Alla Pacific. Un attimo che devo chiamare il Parker. Ma in radio c'è un Parker che sta parlando? Sì. Cos'è? Un attimo. Chi è in pattuglia con la gente arriva? Artman, ma sta avendo dei problemi alla radio, arriva. Artman, mi ricevi? Sì. Chi arriva di organizzarsi per la Pacific? Sì, signore. Parker, ti sto richiamando. Al okay, telefono. Oh, e senti, allora metto richiamo 1 e 2 a mezzogiorno per utilizzo scorretto dell'applicativo e negligenza? Dai, no, gli metti prima richiamo 1 per utilizzo scorretto dell'applicativo, esatto. E poi gli dai richiamo 2 per negligenza. Ok, quindi due messaggi diversi mando. Non ha timbrato il cartellino. Ok, a posto. Mando due messaggi diversi, a posto, ciao. A posto, ciao. Ah, mettiglieli anche sull'applicativo richiamo. Sì, 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 faccio tutto. Okay. A posto, ciao. Pronto? Vai, comunica. Pronto? Ciao, venimi. Sono in ospedale, che è vincente. Quindi se non risponde ai check, così per quella radio mutata che parlate come dei caimani. Ok, a posto. Radio Adam 8, se non risponde che sono in ospedale. Ok, Adam 8, a posto, ciao. Allora, siamo... Isabellina e De Maio, Cooper. Tu! Come ti chiami? Tacuro in frequenza. Ok. Allora, sentati zigno, prepara subito il mezzo MP. Ok, ok. Messi però. Subito. Vai, subito, veloce. Artman, sali sul MP pure tu e piazzalo dentro. Pacific già piena? Cinema della Pacific. Subito. No, no, solo uno in vai con Zizigno, subito. Poi che c'è qua? Perché mi sto organizzando adesso? Sto mandando i primi due. Impero, il cliente te l'hai chiamato, non è al momento raggiungibile. Forse sta per festeggiare il Capodanno. Quindi, tanti auguri di buon anno. Dobbiamo a te e a tutta la tua famiglia. Buon 2021. Allora, continuiamo.
Ok. Adam disponibili per il furto d'auto. Che bello è il cane della polizia, non l'ho mai visto. L'età K9. Dobbiamo iniziare a convergere? Sei proprio una contessa di Adam disponibili per il furto d'auto. Ok, rieccomi in live, rieccomi, sono di nuovo disponibile, che è stato un casino incredibile, raga, cioè che non scrivo più un cazzo. Adam, sei riuscito a convergere al porto d'auto lasciando stare 10-29? Ok. Abbiamo l'auto distrutta, signore. A posto. C'è benzina, guarda. Ok, quelli della Pacific, ragazzi, TAC 3, non TAC 2, TAC 3. Frequenza. Frequenza 9. Nel mentre tenente Parker mi sono distaccato dal 1099 alla FICA, nessuno degli agenti comunque voleva andare, allora ne sono andato via. 10-4, vieni in centrale. Rifacciamo le Adam, rifacciamo direi. No, aspetta. Fagli un attimo organizzare la Pacific. Okay, è TAC 3 la Pacific, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. No, arriva, sta non è partita l'allarme. Quale? No, finché non parte. Ma Cooper, un attimo, la Flica 529 sono andate le persone, vero i colleghi? Sì. Okay. Flica, quella vicino all'officina meccanica, sì. Però c'è la Flica davanti alla procura che... Ma che TAC c'è andata la Flica quella vicino ai meccanici? In che frequenza è la Flica? 6. Ok, vado a vedere. Vai tu? Un attimo. Riva, ma in che TAC siete? Che vedo... Vedo Rono in TAC 1 e te in TAC 3, cioè non capisco niente. Dillo la tua frequenza radio di me in TAC 3. Eh no, non siete tutti in TAC 3, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E chi è? Chi è che manca nella TAC 3, ragazzi? A posto, Flica 529, sono già in TAC e sono già sul posto. Ok, TAC 1, okay, perfetto. Denver White? Perfetto, siamo tutti. Dove sei? Ma ti sei portato dietro Denver White tu anche? Come? Denver White ti sei portato dietro tu? Sì. E di rispostarsi in TAC 3, grazie. No, aspetta, vabbè, tutti quelli che ho ce l'ho in TAC, fra. Ce l'ho tutti in TAC, fra, tutti ce li ho. Guarda, tutti quelli da su, cioè, sono grazie, tutti. No, Denver White è in TAC 2. No, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7, sono 7, non so che... Pacific. Denver White è in TAC 2 invece che in TAC 3. Il caschetto deve Denver essere di colore White. Nero. Mi dicevi? Non è nero, no, minchia. L'ho messo di notte. Mi raccomando, No, no, vabbè, no, mettilo, ma mi raccomando. Sì, lo verde ce l'hanno gli ufficiali per essere riconoscibili, per quello te lo dico. Non lo sapevo, no. Sì, lo so, sono chicche che non si sanno, ma sono vecchie come tutto. Ah, davvero? Allora me lo metto anch'io quello verde. Che cazzo devi mettere tu, perché ma io tanto vado mai rapido. Ufficiale o senza ufficiale? Ah, aspetta, ma ufficiale sotto. Ah, ok, allora sotto ufficiale no, ok. Adesso non lo so, mi sa che volevo pure. Non so, devo informarmi perché mi sa pure. Sì, sì, Cooper, riposa. Vieni con me, vieni. Ok. Non vi riuscite a gestire, questo è il problema. Sì, lo capisco, succede molte volte. Recluta, se sveglia, se connessa, sì, secondo me. Ok, perfetto. Ti hanno escluso dalla Pacific? Sì. Ok, va bene. Allora, non ti preoccupare. Allora, vediamo un attimo come stanno messe le pattuglie. Messe male, non abbiamo una pattuglia formata, anzi no. Una sola, Adam 8. Qua recluta, mi raccomando. Adam 1, pattugliamento centro città. Ma dimmi. Smith, aspettando la gente video. Giusto, Smith? Ho detto giusto? Sì, grazie. Ok, no, ci ho azzeccato. Cooper, fai da muro.
con la gente, come ti chiami tu? Adamo, con la gente Orazio? Pintolazzi, ah sì, è vero, ti ho fatto il colloquio. Allora, Pintolazzi con White, te chi stai aspettando, White? Smith. Ci sono, ecco. Ecco, andiamo. Ma... ah, no, devo mettermi il giubbotto, aspetta. Vabbè, ascoltatevi, fatevi la pattuglia. No, niente, ok, andate. Vabbè, va, vattene con la collega. Ok, grazie. Adesso lui lo sistemo. Ah, Adam 2, pattugliamento centro città. Dici 4. Adam 4, check. McGonagall, mi ricevi? Sì, la ricevo. Con chi sei in pattuglia? Ero con Coppola. E ora, con chi sei? Con l'unità K9. Da solo, quindi? Sì, fallo rientrare. Rientra in centrale, allora. Vediamo qua, Vittorio. Aspetta che faccio una cosa. Adamotto, mi ricevi? Adamotto, sei in ospedale, non eravi mutata. Perché sono in ospedale? Per De Vincente, sono, non so perché, dal sergente Vincente che è ricoverato in ospedale, sergente Vincente. E quindi hanno mutato la radio in ospedale? Ma perché ci stava casino, quindi adesso il faccio smutare. Ma... me l'ha chiesto White. Due richiami per l'indigenza e quanto hanno mutato la radio. Ok. E li fai trasformare in Adam 3. Non ho combinato nulla, si è messo in dietro a me. Certo, non è cracca, sai che si chiamava, non ricordo manco più. Si chiamava, guarda che gli ho detto, guarda che comunque gli ho detto io di mutare la radio intanto un attimo e di smutarla subito. Quindi lo sapevo ben io che erano in ospedale, quindi... vabbè, ok, non gli dare richiami, però chiamali. Sì, sì. Trasformarsi in Adam 3, gli uscì dall'ospedale e gli torna un pattugliamento. Adesso glielo dico. Oh, smuta immediatamente la radio perché ti ho parato il culo. Guarda, ti richiamo a te e all'altro. Ma guarda, solo perché gli ho detto io. Guarda che gli ho detto io a loro due di rimanere comunque di colare mutata finché sono in ospedale, ma li smutarla subito. Non so perché, gli ho detto non so perché ancora l'abbiano smutata. Adesso chiamo Parker. No, non lo vuole, non me l'ha messo più, però. Però mai più tutti e due. Mai più. Mai più tutti e due, White. Mi raccomando, mai più. E no, White, adesso sono serio, mai più tutti e due, perché stavolta ci ho messo io, ok? La prossima volta non ti paro più il culo, eh? Grazie, ho capito, però... però uno dei due si sacrifica e tiene l'aria smutata, cioè Strange, punto. Quindi se tu vuoi tenere la mutata, tieni la mutata, l'importante è che Strange la tiene smutata. E Adamotto diventa Adam 3. Alla fine no, l'hanno smutata subito adesso. Anzi, ci aveva già smutata. Sì, sì, già stanno spostando, l'ho detto. Oh, ma che bravo è il cagnolone qui. Ehi. Ma onestamente l'ho trovato in mezzo alla strada, al centro città, non so. Guarda sto cazzo di cane. Con la scheda police, poi. Stacco le zappe, signori, devo dirvi... avete detto la targhetta. Stacco le zappe. C'ho anche una foto, il cane. Come si chiama? Il cane non so come si chiami perché il la proprietaria è la Nasciolz. È scritto sulla... è l'unità K9 dell'RSPD, c'è scritto sul ciondolino che c'è al collo nel collo. Però la padrona è Lana Scholz. Lana Scholz, seriamente? Sì, è la nostra gente. Ma pensa cazzo quanto si scoprono le cose, oh. Vabbè, comunque niente, andatevene in pattuglia invece che stare qua a far cazzo, no? Sì. Andiamo. Ok. Mi ha scritto a mezzogiorno via mail che non si è tolto dall'applicativo e non ha attivato il cartellino perché ci si è dimenticato di scriverlo perché era andato in bagno, era andato. Anche lui, tutti sta scusa. Era andato in bagno urgentemente e allora non è uscito dall'applicativo e si è dimenticato di attivare il cartellino perché l'abbiamo fatto dopo. Cazzo, se glieli chiami. Quindi richiamo se lo tiene o lo lascio, ok. Bene,
mi ascolti, io me ne vado un po' a 17 rilassato. Sì. Ho paura di andare a 17 perché qua succede il fine mondo. Sì, ma alla fine la questione della banca lì è tutto un sogno o tutto a posto? No. Mm? Vabbè, va bene, vado a 17. Ma bom. Ci sentiamo più tardi. Ci sentiamo più tardi allora. Bom. Ciao. Parker 17, ci sentiamo più tardi e non mi fate arrabbiare Smith. Buonasera. Mamma mia, raga. Oh, là. Cacciamo un po' di pulizia, ma... Mamma mia, quanto rumore c'è con la macchina lì. Bom, vediamo un attimo, visioniamo un attimo cosa su Discord. Allora, c'è personale, comunicazione di polizia, rapporti record.
Quindi non ci sta scritto. Boh, vediamo un po' qua. Allora sono obbligativo. Che casino, raga. Mamma mia, ogni volta fare il sergente, controllare le cose varie. Ma a me non funziona più la... il sito, il database, ma... Faccio di con Steam. Io da un 4, 10.55 per l'Escol Civico 230. Funziona. Si check tutte le unità, funziona l'applicativa voi? Sì. C'è il sito. Database sito, scusate. Funziona o no? Sì. Sì, affermativo. Allora, mio problema. Che cazzo c'è? Funziona più il sito, vabbè. Io sto caricando, funziona. Oh, là è partito ora. C'ho lo stress altissimo. Ma che cazzo ha lo stress che sale così tanto? Sta auto qua io la sequestrerei tutta distrutta. Cioè. Rilasso qui, secondo voi? Non siamo disponibili, dico, vero? No, se no lasceremo scoperta la città. Non mi rilassa sto locale, porcaccio. A chissà chi.
andare in chiesa a rilassarmi. Ma anche tu ti senti molto stressato? Cioè, molto velocemente ti stressi? Oddio, sono stressato ma neanche troppissimo. Cioè, tipo, io non so perché mi stressa tantissimo, ma tantissimo velocemente. Lavori troppo. Cioè, io sono in chiesa, adesso vedo se mi rilasso, però tipo, cioè, roba, sono da solo in chiesa io. Guarda, ma ci sono gli antidolorifici in teoria. Sì, ma se devo usare tanti, cioè, sinceramente, poi finiscono subito. Vabbè, tanto, basta che li usi tu. Eh? Basta che li usi tu, chi se frega. Vabbè, tanto devo fare delle cose sull'applicativo, quindi mi metto qui in chiesa. Verrò a rompere. Perché sono da solo, quindi è quello, sono da solo, quindi o vado con qualcuno in pattuglia oppure sto in chiesa a far niente qua. C'è il Vincenzo qui che adesso è degenza. E da star qua per 5 giorni, 7 giorni. Minchia! Comunque tanto. In teoria. Capito, va bene. A posto, allora ci vediamo in giro. Sto qui un attimo in chiesa e aspetto, vediamo un po'. Mm-hmm. E ciao. Ciao. Chiosa di Zino Junior 1, 2, 3. 7, 3, 8, 9. Vediamo se è questo qua. Sbagliato. 5 5 5 7 3 8 9. È il primo della lista, vediamo se risponde. Risponde, quindi proviamo con l'altro. 5 5 6 7 1 7. Non risponde. La chiesa non mi rilassa, è buggata, ottimo, vabbè, andiamo via.
Madonna. Io da un 4, 10.55, però qui da bene. Che è presentato. Bene, bene. Vabbè, mi sa che ora chiudo la live, ragazzi. Vi ringrazio tanto di essere stati con me. Vi ricordo di lasciare il follow, di attivare la campanellina, di fare punto esclamativo YT per seguire il mio canale YouTube, punto esclamativo Discord per seguirmi su Discord. Vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo in una prossima live. Ci vediamo in una prossima live, magari... subito nel 2021, ci vedremo nel 2021, quindi vi ringrazio tanto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao Toto.